Innanzitutto una brevissima presentazione del nostro club. Il Kiwanis Club Domodossola è affiliato al Kiwanis International, la più grande associazione mondiale di volontariato che si occupa di bambini. Il Kiwanis International ha sede in America, a Indianapolis, ed è strutturato su 10.000 club sparsi in tutto il mondo e aggrega circa 300.000 soci. Il Club Dumese è stato costituito ufficialmente nell'ottobre 2002 e attualmente annovera una trentina di soci che gratuitamente e con entusiasmo mettono a disposizione risorse, tempo libero e competenze per dare un aiuto concreto ai bambini e alle persone che versano in stato di particolare fragilità. Nel corso della gestione 2020 e 2021 sono stati realizzati i seguenti services: partecipazione al progetto Sorrisi di Solidarietà, organizzato dalla Fondazione Comunitaria del VCO per dare un consistente contributo alla cooperativa La Bitta, che gestisce un centro odontoiatrico dedito all'assistenza gratuita a bambini e persone in stato di necessità. Partecipazione al progetto Domo Riparte 2, organizzato dal Comune di Domodossola e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO per dare un aiuto a cittadini domesi che si trovano in difficoltà a causa della pandemia in atto. Donazione di attrezzature per attività ludiche all'aperto della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Casetti di Preglia di Crevola d'Ossola. Donazione alle scuole dell'infanzia di Domodossola, Villa d'Ossola, Crevola d'Ossola e Comuni Vicignori del testo Ti conosco mascherina della professoressa Ilaria Capua, nota virologa di fama internazionale. In collaborazione con il CIS di Domodossola si è provveduto a distribuire beni di prima necessità a 7 ragazze madri in stato di indigenza. Abbiamo partecipato ai progetti Game Maker Kiwanis e Creo Game, organizzati per avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie all'uso degli strumenti informatici. Infine, nel mese di gennaio 2021 sono stati fatti passi opportuni per proporre ai sindaci di Domodossola, Villa d'Ossola e Crevola d'Ossola l'istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza comunale. A causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività aggregative del club sono gestite online in rispetto della normativa anti-Covid, nella speranza di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.